Ciao a tutti, pubblico di YouTube. Oggi vorrei presentarvi alieni della Toy Story Collection. Qui c'è il marchio Toy Story Collection e qui Space Alien. Qui ho scritto 3 pack in inglese. Ecco qui. Poi c'è il marchio Thinking Toy. Ecco qua. E giochi preziosi. Qui 4 più. Poi ha la scatola che ha 3 finestrelle in cui c'erano i 3 alieni che si andremo a vedere. Poi qui c'è uno shuttle in cui è scritto Pizza Planet. Qui poi c'è il segno giochi preziosi, marchio diciamo giochi preziosi. E girando la scatola all'attratto qui è scritto l'artiglio è il nostro padrone. Ecco qua. Qui poi dietro la scatola ci sono delle qui c'è la storia degli alieni, qui credo le istruzioni, perché gli alieni non hanno un'istruzione, anche perché non sono interattivi. Quindi qui è scritto in un certificato di onestà, qui un'altra volta il segno giochi preziosi e qui un'altra volta il segno di Mindoi. Allora, per la scatola era tutto. E adesso andiamo a vedere gli alieni. Anche se la scatola c'è, posso parlarci un sacco di tempo, cerchiamo di parlarne poco. Ecco qui. Questi qua sono i 3 alieni. Aspettate. Ecco qui. Questi qua sono i 3 alieni. Il mio preferito è lui perché è fermo, messo proprio fermo, non fa azioni come questi due qua. Allora, gli alieni sono stati ricreati veramente bene perché innanzitutto sono fatti di plastica, non sono fatti di gomma che se tu premevi loro si piegavano. Così come mai ci sono fatti di plastica? Poi la Thinking Toy, non so perché, ma ho voluto mettere questo buco di sotto, anche se non sono di gomma. Se il giocattolo invece era di gomma, usciva l'aria. Poi gli alieni sono stati ricreati molto bene, anche per la vernice, perché la vernice li fa sembrare di gomma, perché loro sono di plastica. Poi hanno la divisa, molto bella. Qui segno Pizza Planet, la pizza è con i funghi, qualcosa, non so cosa, è pomodoro o qualche altra cosa. Poi un cerchio intorno alla pizza, che dovrebbe essere un pianeta, poi infatti Pizza Planet. Poi c'hanno la cintura e un paio di stivali, diciamo un paio di pantaloni. Questo è il primo alieno, poi questo è il secondo alieno, eccolo qui. Allora, questo qua dovrebbe sembrare più alto, ma in realtà non è alto. Ad esempio, se io metto questo alieno così, aspettate che mi alzo. Allora, questo alieno dovrebbe sembrare più alto, quello di dietro, ma in realtà questo qua ha soltanto il collazzato, eccolo qui. Quindi, per quelli che se li comprano, ci viene questo dubbio, non so come dirlo. Poi c'è l'ultimo alieno. L'ultimo alieno ha la bocca così, che ha la grandezza di un dito. Allora, poi ha 3 dita come tutti gli altri alieni. Niente, sembra normale. Come tutti e due. Questo qua cambia tutto il coso, che non so che voglia dire questa azione. Non so che voglia dire. Poi c'è il certificato d'autenticità. Il certificato d'autenticità è questo. Sempre John Lester, firmato. Qui tu infedi in bianco, verso in verità oltre, il certificato autentici. Dell'autenticità. Qui c'è una foto dei 3 alieni,
Quindi il marchio Toy Story. E poi niente, questo qua è il certificato di autenticità. Ciao e grazie per la